mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Valentina, Andrea, Tommaso Bolchi e Nicola Sfoletti, che mi chiedono di parlare del film di Robert Eggers del 2022, The Northman. The Northman, uno dei film che ha fatto più flop, anche costato 50-60 milioni, è arrivato a cassare 70-80, quindi Eggers è stato maltrattato, un film che gli hanno trattato di mezz'ora, comunque un film sempre da 2 ore e 20, che ho già messo nel meglio, ma che è il minimo parlare 2-3 minuti anche qui, perché insomma ribadire che Eggers è un grandissimo regista che aveva esordito con quel capolavoro del neo-horror folk che era altro stregonesco, che è The Witch, uno dei film più belli del XXI secolo, seguito dall'altro capolavoro, secondo me uno che gira un film più bello dietro l'altro come The Lighthouse, dove un'altra volta si porta l'espressionismo e il cinema alla Lynch, il cinema di fronte a un pubblico che solitamente è abituato a ben altro, con un bianco e nero spettacolare, e prova con un blockbuster questo Northman, visto i soldi che sono stati sganciati, visto che è una produzione americana, visto che c'è Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, e Klaus Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lind, è una produzione enorme, messa in scena dall'Universal e tutto il resto, per la storia appunto ispirata all'Amleto, ma quello diciamo della mitologia normanna, che poi appunto il nostro Shakespeare porterà, si ispirerà per fare il suo Amleto. Qui è la storia, è appunto questa, siamo nel X secolo d.C. la storia più o meno è questa: Hamlet è il figlio di re Havurdael, però che praticamente è legatissimo al padre, che ama incredibilmente la madre, questo bambino è legatissimo appunto a quest'idea del re. In realtà poi, dopo aver parlato col padre in una scena delirante e meravigliosa, c'è anche un grandissimo Willem Dafoe, esce praticamente dalla tenda e viene ammazzato il padre in un agguato da suo zio, dal fratello appunto di Amleto, Fjolnir, che a questo punto si prende anche il trono e si spende sposa Gudrun, appunto la madre di Hamlet. Hamlet quindi è costretto a fuggire, si deve mettere in salvo e viene cresciuto praticamente diventando un guerriero implacabile, pensa solo a combattere e quindi ha uno scopo però solo nella vita, ed è quello di trovare lo zio per vendicarsi, ucciderlo e vendicarsi del padre. In tutto questo il nostro Eggers in realtà tira fuori un'epica meravigliosa, ci sono gli attori, con detto uno più bravo dell'altro, i costumi e delle scenografie che fanno paura, e la sceneggiatura è ottima di Eggers, nonostante manchino mezz'ora, 40 minuti, vorrei vederlo completo, ma anche così è un filmone, c'è poco da dire, se forse non è un capolavoro, e lo vediamo, non lo so, però resta uno dei film epici più belli degli ultimi anni, con una sporcizia incredibile, non ci sono buoni e cattivi, c'è solo la violenza, la morte e il sangue. In un certo senso l'unica persona che pensa davvero con un minimo di cervello è la donna, in un certo senso, e anche qui la donna intesa Anya Taylor-Joy quando scappa col figlio ha pienamente ragione, l'altro caglione con la vendetta va incontro esclusivamente a qualcosa che sarà sempre più violenza e sempre più mancanza di umanità, cosa che in quei regni già mancava. Ma poi la cosa bella è che il nostro va a cercare questo zio, che in realtà è stato subito cacciato ed è diventato re tipo dell'Islanda, dove sono 7 gatti, e viene venduto lì, trova il modo di arrivare lì. Una volta arrivato appunto in quella zona lì, dopo il primo atto siamo a questo atto meraviglioso dove il nostro non sa appunto lo zio che è lui, e cerca in tutti i modi di entrare, ecco, anche nelle grazie, e in più si innamora di questa Anya Taylor-Joy, e di lì tutto quello che succederà fino diciamo allo scozzo finale. È un film di un'epicità incredibile, tutte le volte in cui si parla con punto del Valhalla, delle guerriere, che il nostro ha delle visioni mistiche, siamo di fronte veramente alla meraviglia. Cioè qui c'è Fritz Lang dei Nibelunghi, c'è addirittura Nevsky di Eisenstein, qui c'è il cinema classico, viene portato elevato alla grandezza attraverso però un modo quasi postmoderno di montare, di utilizzare la musica, di utilizzare i silenzi, di utilizzare anche degli attori con delle facce fantastiche e essere tranquillamente violentissimi senza mai pensare appunto di venderlo ai bambini. Questo film è l'anti 300, proprio il classico film che andrebbe visto e rivisto, perché questa vendetta di Amleto è una vendetta inutile, ed è inutile sin dall'inizio. La sua vendetta in realtà porta esclusivamente a scoprire cose che quando le scoprirà era meglio se non lo scopriva, perché in realtà poi tutto il rapporto con la madre, col figlio che farà con lo zio, meraviglioso, tutto quel casino che poi in realtà non porta un cazzo se non appunto al pensiero unico del nostro di andare fini in questo meraviglioso Valhalla che si immagina proprio nella sua mente. Per me è un film stupendo a livello proprio di tematiche, di come racconta un'altra volta il male della mascolinità, del machismo, un'altra volta le donne che cercavano in tutti i modi per poter sopravvivere di essere anche delle merde, cercavano per forza, in un mondo fatto di stramerde di uomini le donne dovevano esserlo il doppio più stronze, il doppio più brave e il doppio più intelligenti, cosa che erano già di natura, perché gli uomini pensavano altri a combattere, a far cazzate, le donne erano molto più giustamente intelligenti, che però venivano messe sotto da un sistema che continua ad esistere anche ora. E quindi l'allegoria in realtà di un nostro mondo attraverso quello di Northman, del grande Eggers, funziona alla grande. Un altro volta è un film al femminile
femminile, che come in The Witch trasporta appunto il male del maschio dentro appunto anche una vita che è quella di una donna stuprata, che rimane incinta e che non viene amata da anni e del quale il figlio non sa un cazzo. Quindi che vi posso dire di più? Per me è un film questo meraviglioso, è uno dei classici film e vanno visti, rivisti 6.000 volte. Blockbuster che abbia qualcosa da dire, naturalmente il pubblico non risponde perché non c'è effetti speciali, non c'è gente che schiaccia tartarughine e salta facendo plin plin plin. Ecco, questa è la verità dei fatti. Northman ha fallito, non perché è un brutto film, è un film meraviglioso e come quasi tutti i film meravigliosi ultimamente fanno flop, fanno la botta, perché c'è l'impossibilità secondo me di Eggers di potersi affacciare e trasmettere allo spettatore tutto il suo amore, tutta la voglia che ha di narrare e che lo spettatore non riceve più. E quindi che vi posso dire di più? Per me questo è un acquisto obbligato, uno dei migliori film assolutamente degli ultimi 20 anni, il miglior film epico degli ultimi 20 anni, se vogliamo, una cosa così a me non la vedevo veramente da una vita. Grandioso nella costruzione, sporco quando deve essere sporco, pulito quando deve essere spulito, barocco e pomposo quando deve essere barocco e pomposo, e secchissimo quando deve andare al sodo. Quindi al solito grande lavoro, ma mica si parla di pizza e fichi, insomma. Quindi donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, super grazie del pulsante qui sotto per donare direttamente su YouTube, e seguitemi su Facebook, su Instagram, e poi se vi volete del bene, insomma, sarà il caso che vi fate tutta la roba di Eggers, perché come ho detto, nella mia pizza e fichi, e questo Northman in culo dei trattori vale 50 volte, la gente vola sull'aeri, sugli stati canaglia del cazzo, grandissimo film.